A Napoli, il presidente del Consiglio Moro ha assistito all'inizio dei lavori per la costruzione del monumento allo Scugnizzo. Un monumento dedicato a quei ragazzi napoletani che durante le quattro giornate del settembre 43 furono tra i protagonisti della rivolta. Alla cerimonia assistevano i familiari dei quattro bambini decorati dalla medaglia d'oro alla memoria e quelli di altri caduti. Dopo alcuni brevi indirizzi di saluto, ha preso la parola il presidente del Consiglio, il quale ha ricordato che la rivolta napoletana fa il Mezzogiorno partecipe della resistenza nazionale, sottolineando il valore unitario del primo come del secondo risorgimento. Vorrei poi dire in questo momento una parola di saluto, di solidarietà e di speranza alla città di Napoli. Abbiamo rievocato un episodio di eroismo, uno fra i tanti che ne caratterizzano la storia gloriosa. Ma se questo atteggiamento di coraggio e di orgoglio è in se stesso un'alta esaltazione di Napoli, non possiamo dimenticare in questo momento, nell'atto di rendere questo omaggio, le virtù della vostra gente, la profonda umanità, l'operosità tesa a vincere difficoltà ambientali e pesanti eredità storiche, la cultura, il gusto della bellezza, l'istintiva bontà capace sempre di comprensione. E nell'anima dei napoletani c'è, con il culto del passato mai rinnegato, una volontà tenace e fervida di superamento e di progresso. E a questo domani che noi guardiamo nel presente momento storico, immaginando per la nostra patria una condizione corrispondente agli enormi progressi del mondo, e cioè una maggiore ricchezza, una comunità ordinata e giusta, una democrazia politica al riparo da ogni insidia, una vita morale che non slitti verso l'irresponsabilità, ma serbi intatti la sua solidità ed i suoi valori. Grazie.